Vi presentiamo l'Autore Photocare Rodenstock CX 2000. Sul tastierino troviamo il tasto Clear per cancellare i dati rilevati, il tasto Mode per mettere lo strumento in modalità autoreflettometro, autocheratometro o entrambi, il tasto Print per stampare, il tasto Auto per attivare la modalità automatica di rilevazione dei dati, il tasto Yaw Cut per forzare la lettura in caso di cataratta o lente intraoculare, il tasto Link per la connessione con altri strumenti Rollenstock, il tasto di regolazione della mentoniera e il tasto Packing da utilizzare in caso di trasporto. Per regolare la posizione dello strumento abbiamo due funzioni, con il joystick o con il touchscreen. Col joystick possiamo posizionarci avanti, indietro, a destra, a sinistra. Per regolare l'altezza della testa possiamo usare la rotellina, sia facendola ruotare che sollevandola o abbassandola. Un'ulteriore regolazione più precisa la possiamo fare con la base del joystick. Indietro, avanti, a destra o a sinistra. Per quanto riguarda le regolazioni con il touchscreen, abbiamo sinistra, destra, altezza della testa o abbassamento della testa e regolazione della profondità verso il cliente. Prima di effettuare la misurazione andremo a far collimare l'occhio del cliente con la mira di riferimento, posizionando la mentoniera in maniera adeguata. A questo punto andremo a posizionare lo strumento di fronte al riflesso pupillare del cliente e in automatico lo strumento partirà con le rilevazioni. Effettuato l'occhio di sinistra, passiamo sull'occhio di destra, dove in automatico, anche in questo caso, vengono effettuate le rilevazioni. Terminata la procedura, andiamo a schiacciare il tasto Print per ottenere un risultato d'insieme delle rilevazioni effettuate.